Il castello di Fontainebleau sorge a una sessantina di chilometri da Parigi e un tempo era un luogo occupato dalla foresta. Un castello attestato dal 1137. Solo il torrione quadrato detto di San Luigi sussiste ancora in parte. E qui stiamo vedendo la cosiddetta corte ovale, che verrà realizzata da Francesco I a partire dal 1528. Questo era l'ingresso principale al tempo del re Francesco I, che tanta parte ebbe in questo castello e, come vedremo, mise in esso molti simboli ermetici che devono ancora essere decifrati adeguatamente. San Luigi aveva fatto costruire una piccola tenuta di caccia in mezzo a questa foresta. E aveva fatto edificare anche un convento di trinitari o maturini, perché diffondevano il culto di Saint Mathurin de la Chaine, di cui abbiamo parlato in un video a parte, occupandoci di quella cittadina distante una ventina di chilometri da Fontainebleau. Nel 1259 aveva fatto costruire questo convento, ma in questo castello nacquero e anche morirono diversi re, come Filippo IV, detto il Bello, che fu responsabile dell'arresto dei Templari di Francia, che nacque qui a Fontainebleau nel 1268 e vi morì il 29 novembre del 1314. Cominciamo dunque la visita dall'interno e cominciamo ad osservare alcune collezioni, perché il castello è anche conserva una straordinaria collezione di opere d'arte. Qui stiamo vedendo delle tele che riproducono l'aspetto che doveva avere nel periodo in cui sono state dipinte. Qui siamo nella sala dei piatti, che è l'ufficio memoriale del matrimonio del Duca d'Orléans. E sono pezzi creati nel 1840 e sono situati di fronte alla scala del ferro di cavallo, che vedremo più tardi, e commemorano il matrimonio del Duca d'Orléans, figlio di Luigi Filippo, con la principessa Elena di Mecklenburg-Schwerin nel 1841. E questo ambiente è un ambiente che ricorda tratti rinascimentali, mobilia in legno, porcellane, che illustrano i diversi momenti della cerimonia. Qui invece è un'ala in cui non si può accedere ed è l'ala medievale, quella che magari sarebbe anche interessante per capire che cosa rimane. Questo castello contempla 1500 ambienti, ha quasi 1900 tra finestre e porte finestre e 116 ettari di giardini. Gli stili che troviamo sono diversi perché dai tempi di Francesco I, che stabilmente ci mise le mani, è stato poi sempre restaurato, riadattato e ampliato dai suoi successori, e abitato fino al periodo del Secondo Impero. Questo era uno dei saloni di ricevimento, come suggerisce il nome, e durante la rivoluzione questo castello non ha subito, come per esempio quello di Versailles, grosse devastazioni. E in parte i mobili sono ancora quelli originali. In questo delizioso salotto d'angolo troviamo una tappezzeria di Gobelin rappresentante Apollo e le muse. Bisogna considerare che è costante la presenza di richiami alla mitologia greca o romana e a un sottile ermetismo. Grazie.
Questa fu la camera da letto del Papa Pio VII nel 1804, quando venne qui su invito di Napoleone Bonaparte. Il letto tuttavia è del 1787. Fu poi destinata questa camera a Elena di Mecklenburg, duchessa di Orléans. Accanto alla stanza troviamo anche la camera da toilette della duchessa. Fu invece l'architetto Gabriel a realizzare il disegno di questa camera, che fu destinata da Luigi XV alle figlie Adelaide e Vittoria quando occuparono questo appartamento. Siamo rimasti molto colpiti da questa stanza che fu la camera da letto di Anna d'Austria, la quale incaricò la decorazione ai pittori Charles Erard e Gilbert de Sèvres nel 1660. Troviamo la regina come dea dell'abbondanza, mentre sua nuora Maria Teresa di Spagna rappresentata come Minerva. Il mobilio è stato scolpito in uno stile del Rinascimento nel 1860. Le tappezzerie rappresentano il trionfo di Marte e il trionfo della religione, pertinenti alla serie Il trionfo degli dei. I cartoni sono del pittore Noël Coypel, nato nel 1628 e morto nel 1707, secondo un motivo del Rinascimento ispirato dai disegni dell'italiano Giulio Romano. Questa antica sala delle guardie divenne un appartamento per Anna d'Austria quando Luigi XIV salì al trono e furono fatti lavori importanti da Charles Errand tra il 1662 e 64. Il motivo principale è rappresentato dalla gloria di Luigi XIII. Inoltre si deve anche segnalare un bellissimo vaso in maiolica di Urbino, cinquecentesco, e anche un tavolo di palissandro che fu realizzato per la biblioteca di Luigi Filippo alle Tuileries. Thank you.
vediamo in dettaglio il soffitto decorato in oro, che è appunto l'opera di Charles Herrat seicentesca. Tra l'altro riporta motivi mitologici anch'esso. Queste tele riportano invece l'allegoria dei mesi. Non ci sono tutti i mesi, da quello che abbiamo potuto capire, comunque qui ne stiamo vedendo alcuni. Ci stiamo per avviare al capolavoro rinascimentale del castello, la Galleria di Francesco I, ma transitando per accedervi vediamo la parte superiore della Cappella della Trinità, che vedremo meglio quando scenderemo al piano inferiore. Qui stiamo vedendo la parte praticamente dalla quale assistevano i sovrani alla messa. A partire dal 1528 il re Francesco I tradizionalmente risiedette a Fontainebleau in inverno. Qui aveva degli appartamenti riservati, la propria camera era nella torre antica, poi aveva un guardaroba, una sala dove il re mangiava e un gabinetto di ritratti. Per collegare appunto la sua residenza alla cappella dei Trinitari o Maturini, fece costruire una galleria di raccordo lunga 60 metri e larga 6 metri. A dispetto della semplice architettura esterna, la galleria è di una ricchezza straordinaria, un progetto concettuale di primo livello per realizzare il quale il re chiamò artisti italiani. Sotto la galleria il re aveva anche una collezione di dipinti, tra cui la Monna Lisa, la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, e aveva anche una biblioteca di circa 2700 volumi. Come vediamo da queste immagini, tutto qui parla di ermetismo, tant'è che queste le tele che vedremo non sono ancora state adeguatamente interpretate. I principali affreschi sono divisi in due gruppi di 7 a nord e a sud della galleria, che è situata lungo un asse est-ovest. Essi, questi affreschi rappresentano scene allegoriche della mitologia greco-romana. Sono stati realizzati soprattutto da Rosso Fiorentino, che nacque in Firenze nel 1495 e morì a Fontainebleau nel 1540, che fu appellato Maestro Rosso in Francia. E qui vediamo lo stemma del re Francesco I, una salamandra, che la dice lunga sulle sue velleità in odore di alchimia. La salamandra vive nel fuoco e è unita al motto nutrisco et extinguo. La salamandra non è presente solo sui tavolati di legno che ricoprono le pareti di questa galleria, oltre agli stucchi e agli affreschi, ma è presente ovunque, sulle finestre, sulle monete del re, eccetera. Generalmente, lungo la galleria troviamo 14 affreschi, a destra e a sinistra. E a destra, per primo, incontriamo l'ignoranza cacciata. Sembra essere una glorificazione del re, mecenate e umanitario. Egli è in possesso di una spada e di un libro e sta entrando nel tempio del sapere, della conoscenza, e si lascia alle spalle gli uomini e le donne prostrate, bendate, che simboleggiano l'ignoranza. Forse questa è una rappresentazione evocativa della politica culturale del re, che fu un grande mecenate della conoscenza. Degli stucchi incorniciano il murale, sono due sate
maschile e femminile con i loro figli. Nel sacrificio vediamo invece un prete vestito di nero in piedi accanto a un altare ardente, circondato da vecchi uomini, donne e bambini che portano un vaso. Il simbolismo di questo affresco è misterioso. I dipinti successivi mostrano l'unità dello Stato e l'elefante fiordaliso, del quale tratteremo tra un poco. L'unità dello Stato mostra Francesco I in veste di imperatore romano, la sua mano regge una sorta di melagrana, che è un frutto che ha molte qualità, è un simbolo di armonia e unità nella dottrina occulta degli alchimisti. La melagrana è il simbolo del trionfo dei saggi e dei dotti. Nella coppia successiva troviamo i gemelli di Catania e Cleobis et Biton. Cleobis et Biton è stato tratto da un lavoro di Ovidio, l'arte amatoria. I gemelli di Catania è chiamato anche il fuoco e mostra Amphinomos e Anapinas a salvare i loro genitori durante l'incendio di Catania. È anche una rievocazione di Sant'Agata, nata a Catania, martirizzata da Quinziano. E un anno dopo, nel 252, l'Etna eruttò e un torrente di lava andò verso Catania. I residenti sequestrarono il velo che copriva la sepoltura di Agata, lo misero davanti al fuoco che fu immediatamente fermato. L'Ana non è opera di Rosso, ma del Primaticcio. In questo affresco riceve Zeus, che sotto l'aspetto di una pioggia d'oro va da lei, e il frutto del loro amore sarà la Medusa. La morte di Adone ritrae Adone in primo piano, senza vestiti, mentre Venere è nel mezzo di una nuvola. Simboleggia questo mito di Adone la morte e una passione violenta. Si potrebbe riferire alla morte del delfino Francesco nel 1536, all'età di 18 anni. Era figlio primogenito di re Francesco I e della regina Claudia. Il secondo, il naufragio di Nauplio, è legato invece alle tragedie greche. L'istruzione e la perpetua giovinezza, che è praticamente un'allegoria della fontana della giovinezza, altro tema caro all'alchimia. Nell'istruzione invece troviamo Achille, che è educato dal centauro Chirone ed è un po' come Francesco I, che è stato iniziato a tante attività, alla forza e alla saggezza dai suoi maestri. Successivamente troviamo la battaglia dei centauri e dei lapiti, o lapiti, ed è un episodio narrato nell'Odissea. Sembra che la lotta contro questi lapiti può essere letta come una parabola dello scontro tra il selvaggio e la civiltà. Questo è il tema della guerra, un conflitto selvaggio e caotico di forze che si oppongono. L'affresco di Venere frustrata, chiamato anche amore, e deve risvegliare il Cupido che dorme mentre Marte è andato in guerra. I lavori in legno di quercia, noce e rovere furono realizzati da un artista di nome Francesco Schiebeck, Schiebeck de Carpi, del quale non si conosce molto. Sembra che provenisse appunto da Carpi in provincia di Modena e che fosse giunto alla corte di Francesco I insieme a Rosso nel 1530. Tutti gli artisti lavorarono sotto precise istruzioni personali del re. Non bisogna considerare solamente gli affreschi, ma anche gli stucchi di cui sono adorni, che probabilmente hanno un legame con essi, anche se non è stato stabilito. Dobbiamo tornare un attimo alla descrizione dell'affresco dell'elefante, che indossa una salamandra sulla fronte, ha dei gigli e una F sul fianco, probabilmente l'iniziale di Francesco I. Si tratta di un simbolo di forza, saggezza e sostenibilità della regalità. Ai piedi dell'elefante sono quattro personaggi allegorici, allegoria dei quattro elementi: aria, Giove, terra, Plutone, acqua, Nettuno e Marte, fuoco, in riferimento alle quattro aree governate dal re. La cicogna simboleggia l'amore filiale, rappresenta la madre del re, Luisa di Savoia. A sinistra dell'affresco c'è un personaggio con il camice verde e una barba rossa, che potrebbe essere un autoritratto di Rosso, l'autore di questi affreschi, un omaggio al re Mecenate
con due parole su Maestro Rosso. Egli si era formato alla scuola di Fra Bartolomeo e Andrea del Sarto, subì l'influenza del Parmigianino, di Raffaello e soprattutto di Michelangelo, dal quale prese i nudi e altri modelli come i putti, le ghirlande, gli elementi floreali. Rosso aveva lavorato anche a Roma, a Venezia, e poi, su consiglio dell'Aretino, che era un uomo di grandi lettere e notorietà, accettò l'invito del re nel 1530 per divenire pittore di corte. Il re gli commissionò il decoro della Galleria Nuova, un'equipe di affrescatori e stuccatori lo coadiuvarono, e in 2 anni, tra il 1535 e il 1537, Rosso realizzò gran parte dei lavori, che furono poi completati dal Primaticcio alla morte di Rosso nel 1540. In realtà Primaticcio, già dal 1532, collaborava con Rosso. L'artista bolognese era stato consigliato al re dal famoso Giulio Romano, autore di molti lavori a Palazzo Te a Mantova. Dopo la morte di Rosso, fu a Fontainebleau maestro d'opera di tutti i lavori, tanto di costruzione che di decorazione. Primaticcio dimorò in Francia, dove fu sovrintendente all'edilizia del re, e morì a Parigi nel 1570. Quindi, tutta una presenza di scuola italiana, alla quale si deve il nome di Scuola di Fontainebleau, che conobbe celebrità in tutta Europa e si diffuse largamente. Il suo stile manierista influenzò non solo la pittura, ma l'arte decorativa in tutte le sue forme. Dire che il re in persona teneva le chiavi di questa galleria e non poteva entrarci nessuno. La usava solo il re, teneva la chiave al collo, come ha tramandato un ambasciatore inglese del suo tempo. Qui veniva soltanto lui, quindi, e faceva egli stesso da guida se qualche estimatore d'arte che stimava lo richiedeva. Nei secoli la galleria venne sempre maggiormente usata, anche per la posizione di passaggio che aveva, e infine fu aperta al pubblico. Sotto Luigi XVI venne concessa ai mercanti di guanti, pizzi, profumi e altre bagatelle di lusso del genere. Mai però fu tolto il monogramma di Francesco I, la salamandra e la divisa, che si ripetono lungo tutto il perimetro. Si dice che durante il regno di Luigi XIV lo spirito di Francesco I infestasse la notte la galleria che portava il suo nome. La moglie di Filippo d'Orléans, fratello del re, in una lettera alla sorella Sophie avrebbe scritto: «Ho spesso camminato di notte nella galleria del castello di Fontainebleau, dove si è detto che lo spirito del defunto re Francesco tornasse, ma non mi ha mai fatto l'onore di apparirmi. Forse non stava ascoltando le mie preghiere, o non erano abbastanza efficaci per farlo uscire dal purgatorio». In un'altra lettera scrisse: «La regina madre ha fatto un appartamento sopra la galleria di Fontainebleau. Le sue ancelle sono state costrette a passare la notte nella lunga galleria e loro dicono di aver visto la passeggiata di Re Francesco coperto con un manto verde e a fiori, ma a me non ha mai fatto l'onore di farsi vedere». La principessa pensava quindi di non godere del favore degli spiriti. Qui vediamo una sala che non è accessibile attualmente al pubblico. Mentre ci dirigiamo adesso alla visita di un altro ambiente straordinario, che è la sala da ballo. Fu commissionata durante il regno di Francesco I e completata da suo figlio Enrico II. Gli affreschi, che rappresentano scene mitologiche, furono disegnate dal Primaticcio e dipinte da Niccolò dell'Abate. Qui stiamo vedendo il meraviglioso soffitto e sul palco, che tra poco vedremo, la tribuna, che rimane sopra, all'entrata, stavano, i musicisti.
Il camino monumentale e il soffitto cassettoni furono realizzati dall'architetto Philibert Delorme. Ai lati di questo caminetto conviene dare uno sguardo abbastanza attento perché, come vediamo, c'è questo satiro, metà uomo e metà capra, molto simbolico. Questa sala divenne sala di guardia durante la rivoluzione e fu fortemente restaurata sotto Luigi Filippo verso il 1835. Ci troviamo nella cappella alta di San Saturnino. La prima cappella del castello fu fondata nel 1169, all'epoca dei Templari, sotto il regno di Luigi VII, e dedicata da Tommaso Becket alla Vergine e a San Saturnino. Questo edificio è scomparso senza che se ne conoscesse il luogo esatto, allorché il re Francesco I decise l'edificazione della cappella di San Saturnino su due livelli, completata nel 1546. Nella cappella alta, dove ci troviamo, la tribuna d'organo fu realizzata dall'italiano Schiebeck de Carpi sui disegni di Philibert Delorme, architetto di Enrico II. La celebre tavola alla Sacra Famiglia di Raffaello, che oggi è al Museo del Louvre, ornava nel XVI secolo l'altare maggiore di questa cappella. Questa è interamente dipinta e dorata, fu dipinta e dorata all'inizio del XVII secolo, e gli artisti furono i pittori Ambroise e Jean Dubois e Claude Doy. La cappella fu trasformata in biblioteca nella prima metà del XIX secolo e fu restituita al culto sotto Napoleone III. Qui ci siamo avviati in un altro ambiente splendido. Questa duchessa era la favorita del re Francesco I. Come nella sua galleria, qui ci sono degli affreschi e degli stucchi che raccontano la storia di Alessandro il Grande. Sono stati eseguiti dal primaticcio, che ha uno stile differente dal rosso. Nel XVIII secolo Luigi XV trasformò il luogo in una scala che servisse per accedere agli appartamenti reali. E qui siamo giunti nella rotonda, dove si trova questa magnifica statua dal significato simbolico molto profondo. Questa sala è l'anticamera dell'appartamento del re, era appellata anche sala del buffet perché appunto qui si svolgeva il momento del pranzo nel XVII e nel XVIII secolo.
In questa sala nacque il re Luigi XIII nel 1601 e la decorazione simbolica delle pareti e del soffitto sono della stessa epoca. Sono opera del pittore fiammingo Ambroise Dubois. Andiamo ora nella sala di Francesco I, che, come abbiamo detto, veniva tradizionalmente a Fontainebleau in inverno. Sappiamo che i re, i sovrani francesi, potevano disporre di numerosi castelli. Ci ricordiamo infatti di quello visto recentemente a Blois, dove c'è quella scala esterna meravigliosa, proprio opera di Francesco I, e dove campeggia il suo stemma, la salamandra. Ammiriamo adesso il salone degli arazzi. E passiamo nella atmosfera della Galleria di Diana, formante la Galleria della Regina, è lunga 80 metri e larga 7 metri. Costruita sotto Enrico IV, la sua decorazione riconduce alle storie della dea Diana. Dal XVIII secolo fu dilapidata e fu restaurata sotto Napoleone I e Luigi XVIII e convertita in una libreria sotto Napoleone III. Questo globo fu fatto sotto Napoleone I. Lo stile della sala è neoclassico. La galleria serviva da passaggio e da sala di banchetti prima della sua trasformazione in biblioteca, come abbiamo detto, sotto Napoleone III. Ci sono ancora dei libri nelle vetrine e qui vediamo alcuni dettagli dei raffinati affreschi. Questo era l'antico gabinetto di Clorinda e nelle sue forme attuali però troviamo la decorazione che le ha impresso la regina Maria Amelia, moglie di Luigi Filippo, nel XIX secolo. E qui siamo rapidamente passati al Gran Salon dell'imperatrice. Prima della rivoluzione, questo salone era usato come gioco e sala d'udienze e fu ridecorato nel 1786 da Maria Antonietta nello stile neoclassico ispirato dagli scavi di Ercolano e di Pompei. Il soffitto presenta un disegno di Minerva contornata dalle muse. E muri, porte e finestre sono ornati di arabeschi e di motivi classici. Ci sono anche dei bassorilievi, il sacrificio di Mercurio, e motivi egittizzanti come sfingi e caducei. Questo luogo divenne, sotto Napoleone I, il Gran Salone dell'imperatrice, e i cui mobili sono integralmente conservati ai nostri giorni. Il letto della camera fu eseguito per la regina Maria Antonietta nel 1787, ma non fu mai utilizzato dalla sovrana e nel 1805 si decise di renderlo disponibile per l'imperatrice Giuseppina. Qui stiamo vedendo il bagno che è attiguo alla camera e che è veramente delizioso, è provvisto anche di rubinetteria.
Questa sala era l'appartamento del re e divenne con Napoleone I nel 1805 la sala del trono del Palazzo di Fontainebleau ed è l'unica conservata oggi in Francia nel suo stato storico, ovvero è l'unica sala del trono che conserva il suo mobilio. È sempre stata poi una sala di rappresentanza, una camera di parata che incuteva profondo rispetto ai cortigiani, specialmente durante l'assenza del re. Napoleone I conservò questa funzione di luogo simbolico e appunto la trasformò nella sala del trono. Il trono la domina e ci sono poi delle sedute . Nel XVIII secolo Luigi XV riutilizzò questa abitazione in gabinetto del Consiglio e rinnovò totalmente la sua decorazione. Il soffitto, dipinto da Boucher, presenta il carro di Apollo. E abbiamo anche delle tavole che simboleggiano le stagioni. Quindi ancora una volta incontriamo elementi ermetici che caratterizzano questo castello. Le figure allegoriche delle pareti personificano le virtù che dovevano ispirare il re nel suo consiglio. Il mobilio data all'epoca di Napoleone I. Questa camera e la successiva furono costruite sotto Luigi XVI, praticamente parallele alla galleria di Francesco I, che venne quindi un po' alterata perché doveva essere come una galleria coperta ma ricevere i raggi del sole, cosa da varie angolazioni, cosa che poi non è più avvenuta. Napoleone ha utilizzato questa abitazione che serviva come dormitorio, conservando la decorazione e arricchendola di dipinti e grisaille dorate. Il mobilio fu installato tra il 1808 e il 1809, la tappezzeria è del 1988-95. Questa abitazione servì da dormitorio ai sovrani da Napoleone I a Napoleone III. Questa sala è chiamata Sala dell'Abdicazione perché proprio su questo tavolino Napoleone I avrebbe firmato l'abdicazione andando in esilio all'Isola d'Elba.
Ci avviamo adesso verso la chiesa, la cappella della Trinità, cappella che era stata costruita da San Luigi nel XIII secolo, insieme a un convento per i trinitari, detti anche maturini, che erano incaricati di pagare il riscatto della cattività, dei cristiani detenuti nei paesi musulmani. Questa cappella fu quindi costruita nel XVI secolo rimpiazzando l'antica chiesa. Come le altre cappelle del castello, anche questa ha due livelli. Nella parte alta, come abbiamo visto prima, si metteva la corte a sentire, la messa e poi sul balcone stavano i musici e i cantori. La maggior parte delle decorazioni, data all'epoca di Enrico IV e di Luigi XIII, e questa cappella è stata il luogo dove si è svolto il matrimonio tra Luigi XV, 1725, e il battesimo del futuro Napoleone III, 1810. Cappella è stata dunque costruita a partire dalla fine del regno di Francesco I, quella di Luigi XIII. Vediamo che c'è questa statua ai lati dell'altare che ritrae Carlo Magno, ma nelle sembianze del re Enrico IV, con in mano il globo crucifero. È una scultura di Francesco Bordoni ed è realizzata in marmo. Dall'altra parte abbiamo invece San Luigi sotto le spoglie di Luigi XIII. Queste sculture rendono omaggio ai due sovrani che hanno prodotto il completamento di questa cappella. Lo scultore italiano Francesco Bordoni ha fornito il disegno dell'altare maggiore e della pala d'altare. L'altare che è stato decorato nel 1642 con una grande tela di Jean Dubois intitolata La Santissima Trinità. Qui abbiamo visto gli stemmi delle famiglie reali che si sono unite in matrimonio. Abbiamo appena visto gli stemmi contornati dal collare dell'Ordine del Toson d'Oro e da questo lato invece gli stemmi sono contornati dal collare dell'Ordine di San Giorgio. Lo spettacolare castello non è meraviglioso solamente all'interno, ma anche all'esterno. Abbiamo appena visto Ulisse, una statua che contorna il cortile della fontana, e qui stiamo vedendo il cortile dello stagno. Per riuscire a capire adeguatamente l'evoluzione di questo parco bisogna considerare il fatto che qui era tutta una foresta.
e appunto il re San Luigi vi aveva eretto una piccola residenza di caccia sostanzialmente, insediandovi anche i monaci Trinitario Maturini in un luogo acquitrinoso che essi avevano il compito di bonificare. Luogo quindi in mezzo alla natura, ricco di acque, di risorgive e di sorgenti, sul quale poi nacque quello che vediamo oggi. Abbiamo già visto all'interno come si usassero tantissimi simboli ermetici, tanti caducei di Hermes, ma una grande quantità di questi motivi, come su questa scala trionfale, la scala cosiddetta a ferro di cavallo, che adorna la facciata principale nella corte d'onore, non ne avevamo proprio mai visti. Abbiamo voluto per curiosità contarli perché tanti ce ne sono all'interno della balaustra e tanti ce ne sono all'esterno, che alla fine è uscito un numero pazzesco, oltre 300 caducei. Sono intercalati a degli scettri sormontati dal globo crucifero. Ci è venuto da pensare che qui si sia voluta concentrare una grande quantità di simboli di potere, potere temporale, il potere regale, sottolineato dalla presenza dello scettro, e il potere spirituale, dato dal caduceo, che esprime l'unione perfetta delle energie vitali, che conferiscono poi la padronanza su se stessi. Questi elementi sono poi come avvinghiati agli elementi della balaustra stessa, ai pilastrini, da questi motivi in pietra che li recingono circa a metà della loro lunghezza. La scalinata a ferro di cavallo è stata costruita a partire dal XVI e tutta l'ala è stata completata fino al XIX secolo. Questa corte d'onore è chiusa su tre lati e guardando a ovest la città troviamo la distruzione della quarta ala che doveva esserci. E fu poi invece creata una cancellata tra il 1809 e il 1810, facendo così diventare questa un cortile vero e proprio d'ingresso. Era chiamata anche White Horse dalla presenza di un cavallo di gesso che si ergeva al centro nel XVI secolo. È anche chiamata la Corte degli Addii in quanto qui Napoleone salutò la sua guarnigione per partire all'alba il 20 aprile del 1814. Qui stiamo vedendo invece l'ala costruita da Enrico IV, si chiama la Corte degli Uffizi, 1606-1609, dove erano stati collocati tribunali, cucine, uffici, è detto anche quartiere di Enrico IV, un vasto complesso formato da tre ali che avevano appunto funzione di servizio e segnavano a nord, con la costruzione di una porta monumentale, l'ingresso della città. Anche qui abbiamo visto Hermes sul portale. Qui vediamo ancora la porta dorata, che è la costruzione voluta da Francesco I,
che guarda sul cosiddetto stagno delle carpe. Ricordiamo che l'ingresso attuale del castello non è più attraverso la scalinata a ferro di cavallo, ma attraverso uno degli edifici situati a destra, dopo la cancellata. Ci avviamo così verso il primo giardino che si incontra proprio prendendo a destra, il cosiddetto giardino inglese, che fu dovuto a Uthold, un architetto che aveva anche ideato la cancellata d'onore. Napoleone non apprezzava i giardini di questo tipo, però erano di moda a quel tempo e è caratterizzato da un ambiente molto tranquillo, con questi larghi viali nel verde, ci sono anche alberi rari ed è anche costellato di statue e in più vi scorre un fiume artificiale. Man mano si procede attraverso questo viale alberato, si può avere una visuale del castello e del laghetto impareggiabile. Dobbiamo anche dire che per la sua vastità è impossibile visitare tutti i punti di questo parco, così come è impossibile visitare tutto il castello, tant'è che ne è aperta solamente una parte. E mano a mano viene restaurata una nuova ala, viene aperta al pubblico. Allo stesso modo ci sono alcune parti nel parco che non sono accessibili per manutenzioni varie perché devono ancora essere adeguatamente valorizzate. Quindi accontentiamoci di quello che vediamo e il resto si potrà vedere magari una prossima volta. L'edificio ottagonale dello stagno, Pavillon de l'Étang, fu costruito nel 1662 da Levaux in contrappunto al Grand Parterre di Les Nôtres. Il padiglione è stato restaurato nel 1807, quando furono fatti i primi lavori di creazione del giardino inglese. I giardini dello stagno, realizzati sotto Enrico IV nel 1594, occupavano uno spazio ben più ampio, che poi fu invece riempito dall'allargamento della corte della fontana. Egli aveva creato questo luogo come meditazione, come luogo di solitudine, di isolamento, dove cercare un contatto confidenziale con la natura e passeggiando attraverso questi viali e vedendo queste prospettive sceniche, riusciamo perfettamente a comprendere la sua intenzione originaria.
Qui stiamo vedendo anche un labirinto fatto di siepi. Questo parco del castello di Fontainebleau occupa una superficie di 130 ettari ed è il risultato delle varie modifiche ordinate dai diversi sovrani che si sono succeduti e quali proprietari del castello stesso. Qui stiamo vedendo il Grand Parterre, realizzato tra il 1660 e il 64 dagli architetti André Lanôtre e Louis Levaux, che lavorarono sotto Luigi XIV, un sovrano che non aveva particolare predilezione per Fontainebleau. Infatti questo è uno dei pochi lavori che egli comandò qui, essendo occupato in ben altri cantieri. I due architetti crearono questo Grand Parterre per armonizzare la testa del Grand Canal, che era stato realizzato nel 1609 sotto Enrico IV e, come vedremo, ha una lunghezza di 1200 metri, e appunto per armonizzarlo con i giardini del Rinascimento, che erano stati creati con la realizzazione dello stagno delle carpe e attuali giardini inglesi che abbiamo appena visto. Questo parterre, che ha una superficie di 11 ettari, è considerato come il più vasto d'Europa. Il terreno fu interamente rimodellato al fine di costituire una piattaforma rettangolare circondata da una terrazza. Su una superficie di 4 ettari, quattro compartimenti si articolano attorno a un bacino centrale ornato da una vasca realizzata nel 1817. Nel 1730 questi quattro compartimenti scomparvero sotto Luigi XV. Attualmente ci vogliono ogni anno 45.000 piante per mantenere in efficienza i giardini. Qui stiamo vedendo delle sfingi che adornano la terrazza del Grand Parterre. Perpendicolarmente un bacino circolare detto rotonda d'acqua era abbellito da una statua del Tevere, che però scomparve con la rivoluzione. Più in basso troviamo il bacino delle cascate, che risale tra il XVII e il XIX secolo e fu in parte rovinato durante il regno di Luigi XV e non fu rimesso a posto che a partire dalla Restaurazione. E fu ornato nel corso del XIX secolo con gruppi scultorei che rappresentano delle statue molto simboliche, come le immagini adesso permetteranno di vedere. Il canale voluto da Enrico IV è lungo 1 km e 200 metri. Gli interventi che furono fatti da questo sovrano a Fontainebleau, a cominciare dal 1594, sono la testimonianza del desiderio di affermazione attraverso i suoi lavori del carattere tangibile di ristabilire l'autorità monarchica. Inoltre, per mostrare la brillante politica artistica che era già stata messa in atto da Francesco I. E inoltre per rendere il castello un dominio che avesse un'importanza fondamentale. Tutti i giardini furono profondamente modificati e mano a mano che i vari sovrani si sono alternati al trono. Tutti comunque sembrano avere lasciato un'impronta ermetica. Durante il regno di Enrico IV il Grand Parterre non esisteva, ma esistevano i Grand Jardins,
con il quale il re aveva voluto dotare Fontainebleau di un'ammirabile serie di giochi d'acqua. La responsabilità di queste fontane fu affidata a due ingegneri toscani, i fratelli Tommaso e Alessandro Francini, che arrivarono da Firenze al servizio del re nel 1599. Tommaso, il più importante dei due fratelli, divenne ingegnere ordinario delle fontane e delle grotte di Sua Maestà. L'installazione di queste fontane richiese la creazione di un secondo acquedotto per rendere l'alimentazione di acqua sufficiente. L'acquedotto di Francesco I era stato già rinforzato sotto il regno di Enrico II e poi ancora nel 1580, ma appunto con la creazione di questa nuova serie di fontane non era più sufficiente. Questa casa, costruita nel 1608, nominata riserva d'acqua o più comunemente castello d'acqua, esiste ancora al numero 22 della Rue du Château. Il nuovo acquedotto di Enrico IV si venne così a creare, leggermente più elevato rispetto a quello di Francesco I, perché doveva avere una pressione sufficiente per alimentare le fontane. Nell'edificio abitavano i fontanari, che erano addetti alla manutenzione dell'edificio stesso e alle attività correlate. Dobbiamo considerare che i laghetti, i canali furono anche utilizzati a scopi scenografici, di divertimento, e infatti dalle documentazioni apprendiamo che venivano messe in atto anche delle rappresentazioni teatrali che allietavano i vari eventi delle famiglie reali, matrimoni, nascite e via dicendo. La geometria specifica che veniva però conferita alle aiuole, ai canali, ai vari elementi architettonici che adornavano i giardini e anche alle statue, le fontane, danno indicazione di come il giardino fosse inteso come unità inscindibile dalla residenza. Un luogo d'arte, un luogo di vita. Illustrazioni ci mostrano che sotto Carlo IX, durante il carnevale del 1564, lo stagno di Fontainebleau divenne il teatro di una fantastica celebrazione. Organizzata da Caterina dei Medici, queste feste durarono 43 giorni, permettendo alla regina madre d'affermare la magnificenza ritrovata della corte di Francia. E siamo giunti nel padiglione chiamato Cour des Mathurins, cioè dei Trinitari. Abbiamo al centro i giardini di Diana, con una fontana che fu creata nel 1603 sotto la direzione di Tommaso Francini. Al centro Enrico IV aveva fatto piazzare la copia in bronzo di un marmo antico che era stato donato a Enrico II dal Papa Paolo IV. Un bacino circolare contorna il piedistallo, ornato da teste di cervi e di cani, e al centro abbiamo ancora Diana come dea della caccia, che era il passatempo favorito dei re di Francia.